Direi che anche la cena di Anima Grosso ci siamo scambiati i complimenti. Credo che i complimenti ci siamo scambiati derivano da un fatto, e qui c'è qualcosa che accomuna sia la politica che l'amministrazione, che è l'ottimismo della volontà. Quindi noi abbiamo riscontrato, credo, che fra tutti noi, con tutte le difficoltà che ci sono, i vincoli, eccetera, però sicuramente l'ottimismo per raggiungere un obiettivo, la volontà per raggiungere un obiettivo c'è sicuramente. Il romanticismo credo che sia importante nel momento in cui noi parliamo di economia del male. Sembra strano che possiamo magari collegare il romanticismo con l'economia, ma in questo caso secondo me è importante. Stamattina il presidente Alfonso citava la strategia per l'area adriatico-ionica, per la regione adriatico-ionica, e lì proprio se noi guardiamo quel linguaggio, l'impostazione data dalla Commissione Europea, magari un pochino burocratica, sembra che ci si limita in questa strategia, ci si limita a pensare a buono stato ambientale, gestione dello spazio marittimo. Io credo che nell'economia del mare noi possiamo, nel tuo economico quotidiano, possiamo metterci anche dei contenuti più importanti, contenuti che devono essere l'integrazione di tutti gli aspetti economici del mare, la pesca ma non solo, i trasporti ma non solo, l'ambiente ma non solo. Ricordiamoci che tutta l'economia si muove sul mare. Quando noi vediamo se c'è crisi o c'è benessere nell'economia, è un indicatore che sta a vedere, ancora di vedere le borse, è l'indicatore del traffico delle merci sul mare. Quindi già questo ci dice quanto è importante il mare dal punto di vista economico. Quindi l'integrazione è fondamentale, l'integrazione tra tutte queste componenti. Poi noi abbiamo queste acquacultura che hanno grandi potenzialità, l'acquacultura potenzialità che vanno anche al di fuori dell'alimentare, che sono enormi. Sull'integrazione mi sentirei anche di fare una. Non è sicuramente una materia di mia competenza, però è interessante vedere, se parliamo di mare e parliamo di pescare, che è questo problema del porto, che è un problema che va avanti da tanto tempo, e rendiamoci conto che qui non è un problema di ambiente, di pesca, di infrastrutture, è un problema che va affrontato in maniera integrata da tutti questi punti di vista. E purtroppo il fatto di che da anni manca una strategia vera, unificata sul mare, che mette insieme la pesca col trasporto e anche con l'ambiente, come si faceva una volta, che c'era una strategia completa, forse crea difficoltà in questi casi dove si deve gestire un qualcosa che riguarda il mare, che riguarda il porto. Noi ci troviamo, le infrastrutture fanno una cosa, la pesca deve fare una cosa, metterci d'accordo e sentirci, non abbiamo spesso un foro comune per gestire il porto. Quindi l'integrazione è importante quindi a livello territoriale e di aree distrette, anche perché gestire le 4.881 barre circa 3.000 di esame non è facile. Il fatto che ci sia un'istanza di sintesi è molto importante per avere una visione globale che tenga in conto l'interesse di tutti. E qui mi fa piacere che accanto al romanticismo noi mettiamo anche la razionalità quando parliamo di domande offerte. Sappiamo tutti che il comportamento dei pescatori qual è? Quello, oddio, il prezzo cala, pesco di più, così che il prezzo cala ancora di più. Quindi il problema qual è? Che la domanda è cresciuta, ma l'offerta non si adegua ai tempi della domanda. Allora ragionare in termini di distretto può essere utile a fare anche questo tipo di ragionamento. Stamattina vi parlavo dei piani di gestione, c'è questo problema dirigente. Affrontiamo la cosa in maniera intelligente. Se tutto liberato, qualche passo l'abbiamo fatto. Abbiamo un'esenzione per 3 anni, ricordiamoci di compilare il conto con quello che rigettiamo in mare, soprattutto se meno del 5%, del 3% quello che se lo compiliamo, quando tra qualche anno faremo il monitoraggio potremo dire visto, siamo nella percentuale consentita, possiamo essere esentati da questa cosa che creerebbe un problema. Se però i conto sono vuoti tra 2 anni, qualcuno potrebbe sospettare, ma forse anche c'è qualcosa che non va, e allora lì comincerebbe i problemi. Quindi questo è un rispetto intelligente delle regole, rispettiamo le regole che ci siamo dati noi per evitare problemi ulteriori con regole che sarebbero impossibili da rispettare. Del film abbiamo parlato molto questa mattina, quindi non dirò di più, colgo la scommessa del modello dell'intelli, che sicuramente avremo modo di affrontare tutti questi temi insieme. Credo quindi che è importante l'incontro di oggi per questa impostazione del discorso in termini di distretto e per questa impostazione in termini di integrazione. Io credo che mai abbia bisogno proprio di questo, di
integrare tutte le sue componenti e di avere una visione strategica che sia globale su tutti gli aspetti dell'economia marittima e dell'economia. Di quello che ha detto, perché è vero che ci vogliono le regole, però è vero che ci vuole elasticità mentale, ci vuole apertura, e quindi io credo che poiché abbiamo capito che lei non solo mostra intelligenza ma anche diligenza nel suo modo di porsi, sicuramente siamo in buone mani. E io vi saluto già prima di passare la parola all'onorevole Nico De Olivero, perché abbiamo già approfittato della vostra pazienza, di tutta la giornata che ci avete dedicato, e ringraziando soprattutto, permettetemi, la dottoressa Alessandra De Santis, che ci ha accompagnato a Roma ed è stata con noi ed è stata l'organizzatrice di tutta questa bella faccenda voluta fortemente dal PD nazionale e sostenuta dal nostro capogruppo della Commissione Agricoltura e Pesca, Nicodemo Oliverio, che oltre a essere una persona esperta e competente è anche un simpatico e affettuoso amico. Grazie di tanto. C'è bisogno di conclusione, perché io, diciamo, faccio mie, lo facciamo anche a nome del partito, le conclusioni e gli impegni che ci hanno assegnato oggi gli operatori della pesca. Quindi nessuna conclusione, ma solo, diciamo, un assegno di compiti a casa, e così faremo. No? Intanto un grazie per la vostra partecipazione. Comprendo che il sabato a quest'ora è difficile anche coinvolgere molte persone in un'iniziativa che normalmente resta sempre, diciamo, piccolina, perché la pesca è ricca, però è anche piccola come settore e come filiera. Quindi grazie davvero di cuore, ma vorrei ringraziare in modo particolare Vittoria per il grande lavoro che ha fatto per la preparazione di questo convegno. Insomma, ci ha creduto moltissimo, da sempre ha tentato insieme anche a Gianluca di mettere i puntini sulle i a noi della Commissione Agricoltura. E quando un altro problema è questo, noi siamo Commissione Agricoltura. È anche questo un peccato che abbiamo, però è a livello istituzionale, però ci occupiamo anche di pesca. E quindi ringrazio anche in modo particolare Gianluca per questa passione che mette nei suoi interventi e anche per il lavoro che ambe due fanno. Io sono seduto vicino a Vittoria e a Gianluca e devo dire che ogni volta che mi alzo per andare al computer le vedo sempre lì indaffarata a scrivere, a comunicare, a fare email. Insomma, sono due parlamentari veramente serie che bisogna guardare con attenzione e che sono apportate. Lo dico perché i suoi capelli bianchi, quindi un giudizio posso darlo. Poi vorrei ringraziare invece a quelle che hanno i capelli rossi, alla Laura. La ringrazio per un motivo particolare. Prima che Laura assumesse questo incarico di responsabile della pesca e dell'acquacoltura, noi come Partito Democratico, nonostante che abbiamo la rappresentanza di un Parlamento, diciamo 310 parlamentari su 630 alla Camera, di pesca non se ne occupava nessuno con questa intensità e con questa eroenza. Laura è eroente non solo alla guida, diciamo, anche strattona la commissione molto spesso. E poi c'è questa fissa di questo distretto, che è una cosa che non potete immaginare, e anche io che vengo, diciamo, dei vostri piedi, perché io sono ionico, quindi insomma sempre del versante adriatico ionico, però vi guardo veramente con grande ammirazione e credo che la giornata di oggi, se un risultato dovrà conseguire quello che ha detto di oggi, e su questo credo minimo, insomma, il primo intervento quando l'hai fatto lì mi hai lasciato un po' interdetto da come è volente questo uomo, anche perché non ha risparmiato nemmeno qualche parolaccia.
poi devo dire che ragionando con lui, che rappresenta l'emblema un po' dei pescatori, abbiamo capito che si può costruire veramente, perché i pescatori, guardate, io li conosco perché sono di un paese, di un'antica marineria, Cilomarina, non sanno parlare a voce bassa, perché purtroppo andando a mare insomma devono combattere anche con il rumore delle onde, quindi la voce deve essere per forza alta. È del motore, onde del motore, ma dico delle onde, perché da me c'è la pesca del pesce azzurro, per cui c'è il signore anziano che deve sentire il mare e il rumore dei pesci, si percepisce che lì si può pescare. Quindi ringrazio tutti e ringrazio in modo particolare dell'autorità militare, ma in questo caso vorrei ringraziare il dottor Cillo. Io ho partecipato qualche settimana fa a una riunione di pescatori del sud con il Cillo. Intanto vi devo dire che non hanno avuto la capacità, quelli lì, nemmeno di individuare una delegazione. Erano 400 in piazza, sono andati in 50 lì, e loro al ministero non erano abituati ad avere una sala per 50 persone. Alla fine mi hanno chiesto addirittura la carta d'identità per garantire nei confronti dei pescatori che venivano, e io non conoscevo per dire il vero, però ho garantito comunque, fidandomi dei volti, perché alla fine insomma i volti dei pescatori si vedono, sono volti insomma segnati dal sole, segnati dalla fatica, però sono volti che hanno degli occhi affidabili, e io su questo mi voglio fidare sempre di loro. E quindi abbiamo iniziato questo percorso con Laura e l'abbiamo fatto con tanta serietà, e oggi in Commissione Agricoltura si parla di agricoltura e di pesca allo stesso modo. Ci sono tantissime risoluzioni che sono presenti. Saldini ne parla, menziona la pesca, non l'avevo mai sentito la pesca menzionata. Saldini ci prova. Agricoltura e pesca. Dove ce l'ha la Bonatti? Ce l'ha in Lombardia, bene. Allora vi devo dire che molto si parla sia dell'uno che dell'altro, e all'attenzione dell'attività parlamentare ci sono intanto alcune risoluzioni di Laura che sono frutto delle vostre indicazioni. Poi vi dico i compiti che ci siamo assegnati. E poi c'è un progetto di legge che ormai è in direzione d'arrivo, quello della filiera ittica, che è condivisa da tutto il Partito Democratico e oltre è condivisa anche da tutte le forze politiche, perché la pesca non ha colore politico, non è che c'è la pesca del PD e la pesca non so di chi altro, la pesca è di tutti, e noi dobbiamo essere orgogliosi di questa pesca, di questa filiera, e dobbiamo lavorare con tanta attenzione affinché questa filiera possa riprendere veramente, possa cambiare anche il diverso, perché attualmente ci sono tante difficoltà. Di Vigillo, di cui mi fido, prendo a volo queste aperture che ci ha fatto oggi, poi andremo da lui a chiedere conto di questo, così come voi verrete da noi a chiedere conto di quello che vi abbiamo promesso. Ma voi oggi avete parlato insomma della pesca e ne avete parlato in mille modi, io provo un pochettino a dirvi come la percepisco io. Intanto l'Italia garantisce il 13% del totale del pescato, diciamo, europeo, che è insufficiente a coprire il fabbisogno, però noi siamo la seconda potenza dell'Unione Europea per quanto riguarda la pesca, prima la Spagna e dopo noi. In Europa si consumano quasi ogni persona 23 kg di pesce all'anno, in Italia 25, leggermente più, nel Portogallo 56. E il pesce tutti sappiamo, e Vittoria ce lo può insegnare, poi Vittoria ti inviteremo anche in Calabria a parlare di latte, perché so che sei un esperto in questo, latte medico, perché è un alimento sano, è un alimento che aiuta tutti, che favorisce anche un'alimentazione corretta, e quindi noi dobbiamo valorizzarla questa. Ma noi oggi sappiamo bene dai dati che abbiamo letto in questi ultimi giorni che due pesci su tre che noi non sono italiani. A me è capitato alla vigilia di un Natale di andare a fare la spesa per conto di mia moglie, perché sempre lei che la fa la spesa.
lei lavorava, io ero disoccupato, 24, e mi ha detto vai a fare la spesa, vai a comprare pesce. Io sono andato a un supermercato vicino a casa e ho detto guarda Anna, c'è questo e quest'altro, c'è un nome che anche mi piace, Angazio. Mia moglie ha detto che ho dovuto lavare anch'io, a quel punto l'ho preso. Allora, il Pangasio è uno dei pesci peggiori di questo mondo e senza alcuna proteina, eppure viene venduto pescato nel Mekong e viene venduto come se fosse una cernia o come se fosse una soggiola. Ma da noi si dice la papuasia, ecco, noi in Italia consumiamo tanto di questo pesce e dal Pangasio possiamo parlare anche del silenzio di Brodome, che è il baccalà, o dell'Alitus, che per noi viene venduto come la sogliola, o il porco vietnamita che viene venduto come il porco normale, o lo squale smeriglio che viene venduto a noi come pesce spada, o in Calabria il pesce ghiaccio che viene venduto come bianchetto. E quando da noi questo bianchetto si prende questo pesce alla rosmarina, che è vietato ovviamente, si prepara con un pepe rosso, pepe forte, sale e diventa una crema. Per noi diciamo che è veramente una delizia. Il caviale è povero, per sud è considerato, è vietato. Però oggi si vende questo bianchetto fatto con pesce ghiaccio e le code restano impiccate così che non si spalma nemmeno con lo smeriglio questo pesce. Questa è la verità. E allora io comprendo, Mimmo lo diceva, che non si può etichettare a male, però noi bisogna modificare questa normativa, etichettiamo dove ci pare. Però chi mangia, i cittadini devono sapere quello che mangiano. Devono sapere che quel pesce è preso all'Adriatico, che quell'altro pesce è un pesce che viene preso in Cina, quell'altro ancora viene preso nel Vietnam. Devono sapere cosa mangiano. Poi con i soldi, chi ne ha di meno, che non può mangiare, può darsi che il pesce perde un chilo, mezzo chilo. Però sa che deve mangiare quel prodotto. Per cui l'etichettatura, la tracciabilità, al di là di dove viene fatta, deve essere fatta, perché aiuta sicuramente a combattere la concorrenza, specialmente nella costa dell'Adriatico, oppure la costa meridionale che abbiamo del Nord-Africa. Sicuramente aiuta a combattere la concorrenza sleale e aiuta sicuramente i pescatori ad avere redditi più favorevoli. E rispetto a questo credo che dobbiamo anche assumere altri impegni di natura più politica, perché di questo noi dobbiamo trattare. Sappiamo che ovviamente il lavoro che ci attende è molto ma molto impegnativo, ma noi oggi abbiamo voluto accendere questo faro sul sistema ittico e sulla filiera perché ci crediamo fortemente e non la lasciamo qui da riunione, perché noi abbiamo fatto altre riunioni su questo tema, partendo anche da Terni, siamo andati in Calabria, abbiamo deciso con forza di lavorare con serietà su questi temi perché ci vogliamo mettere la faccia e perché vi chiediamo fra un anno i compiti che abbiamo fatto, che ci siamo assunti, l'abbiamo realizzati, sì o no? E su questo credo che ognuno di noi deve fare un uomo. Certo, noi partiamo da una microeconomia della pesca, non funziona niente. Da noi c'è tanta povertà in questa filiera e noi dobbiamo creare condizioni per renderla più attrattiva, più capace di creare reddito. Ma quanti giovani pescatori avete visto voi in giro? Quanti sono? E quelli che sono più anziani, io lo dico al figlio di andare a pescare. Ecco, allora noi dobbiamo rendere questa filiera più attrattiva, più capace di creare reddito. Perché la crisi è forte, i costi di produzione sono particolarmente elevati, i tanti punti di sbarco non aiutano sicuramente anche a rendere una capacità, diciamo, anche di competitività, ma anche
anche di contrattualità rispetto a quello che vige il sistema. Quindi dobbiamo lavorarci con serietà su questo tema. E io vi propongo, anche avendo ascoltato tutto il dibattito di stamattina, alcuni impegni che noi assumiamo, ma che anche voi dovete aiutarci a risolverle. Il primo impegno, ne ho parlato prima con l'assessore regionale che è particolarmente impegnato su questo tema, è quello di fare una legge regionale sulla filiera ittica. Questo serve perché rispetto al quadro internazionale europeo, rispetto al quadro nazionale che una legge verrà fatta, credo che serve anche una legge sulla filiera ittica della regione Abruzzo. Una legge che deve essere finanziata, non deve essere come quella della regione Calabria, che la fecero 10 anni fa e poi non fu mai finanziata. Una legge vera. Sul porto non vi dico niente, perché credo che l'impegno che ha assunto oggi il governatore vada al di là di quello che posso dire io. E poi c'è un altro punto, che è il punto su cui ha lavorato tanto anche Mimmo oggi, che è il tavolo azzurro del distretto della pesca dell'Adriatico. Questa è una scommessa su cui noi del Partito Democratico vogliamo veramente metterci tanto impegno. L'altro si è spento in questo. Dobbiamo procedere, dobbiamo andare avanti, dobbiamo tentare tutti assieme di renderlo più operativo questo tavolo, perché partendo da questo tavolo possiamo capire quali sono i punti di bisogno, quali sono le emergenze, quali sono le prospettive. Voi prospettive ne avete tanto su questa filiera. E poi degli impegni che dobbiamo assumere noi come nazionali: intanto un accesso al credito più favorevole nei confronti dell'impresa della pesca. C'è l'ISMEA che funziona per l'agricoltura, e perché non dovrebbe funzionare anche bene per la filiera ittica? Noi su questo dobbiamo puntarci veramente, perché i soldi non ci stanno, le banche praticano le tasse da solo finanzio. Perché i pescatori non devono prendere i soldi che vengono anche utilizzati dal Ministero per favorire l'agricoltura? E poi un intervento per la Blue Economy, su cui sta lavorando tanto bene l'Aula. E ora, dottor Sigillo, noi abbiamo parlato sempre di questo fermo pesca. C'è una diversa articolazione in questi anni che è stata fatta. Ora occorre un passo in più, ci lavoriamo da prima, noi abbiamo già una mozione. Noi vogliamo impegnare il governo di creare una modalità diversa del fermo pesca in modo da favorire l'economia ittica nazionale. Io comprendo che ogni zona geografica è diversa, ma comprendo anche che la tempistica può sicuramente aiutare i nostri pescatori. Ora, come attrice di Capitale Tutte, io non voglio fare il populista, perché il capogruppo di un partito che è in maggioranza, che sta al governo, è chiaro che non può farlo, perché poi non può mantenere le promesse. Però fatemi vedere una cosa: è vietato l'uso della la pesca del bianchetto, quei pesciolini piccolini, no? Il pesce azzurro. Però poi si può pescare la sarda quando c'è tantissime uova dentro, che deve partorire. Insomma, non mi sembra una contraddizione, cioè si possono pescare le mamme incinte e non si possono pescare quando nascono, cioè, siamo attenti anche su questo, perché qui c'è anche il problema del tonno. E poi noi, Laura, dobbiamo lavorare per la prospettiva di fare e di promuovere una conferenza nazionale della pesca, una conferenza nazionale della pesca che deve aiutarci a capire quali sono le problematiche di tutta la nazione su questo tema. Io so che tu hai volontà, so che hai grande tenacia, so che puoi farcela. Noi ci aiuteremo in questo, creare una conferenza nazionale della pesca che deve essere proprio il momento clou del protagonismo dei pescatori. Questo è il punto fondamentale sul quale tutti noi qui oggi siamo impegnati. Ed infine, e senza nessuna retorica, credo che il Parlamento dovrà esaminare anche il problema di questa imbarcazione sequestrata in Gambia. Credo che noi dobbiamo assumere un impegno, Gianluca, Vittoria, e dobbiamo farlo con decisione. La prossima settimana io lavorerò per scrivere una mozione che voi, parlamentari dell'Abruzzo,
e delle masse che dovete presentare a vostro partito una mozione che impegni il governo ad attivarsi con forza e attivarsi con urgenza affinché questo problema venga risolto. Credo che questo sia un impegno non politico, ma umano, un impegno che di tutti noi e che credo che ognuno di noi, fra un anno, quando ci rivedremo qui a Pescara, possiamo dire questo è stato fatto, quello non è stato fatto, quell'altro è stato impossibile realizzarlo. Credo che il Partito Democratico ci metterà la faccia su questo, lo farà con forza, aiutandoci. Aiutiamoci a vicenda perché quello che abbiamo assunto qui venga realizzato tutti assieme per creare una condizione migliore affinché la filiera elettrica possa creare occasioni di sviluppo e anche di occupazione. Grazie. Bravo. Arrivederci.